Gutturnio, la conquista dell'America. Alla ricerca di nuovi spazi sul mercato internazionale, il buon rosso dei Colli Piacentini è sbarcato sulle tavole degli Stati Uniti. A tracciare la rotta il Consorzio Agroalimentare Promozione e Esportazione fondato da Enrico Gherardi, piacentino trapiantato a Boston, dove il CAPE ha sede. CAPE è un consorzio agroalimentare promozione e esportazione che è specificamente indirizzato al mercato americano. Si tratta di promuovere i prodotti agroalimentari italiani sul mercato americano usando un vecchissimo sistema che è quello che si usa anche nei nostri mercati, diciamo, cittadini o nelle cantine normali della provincia, per cui la gente prova il prodotto, se il prodotto piace lo compra. E quindi noi portiamo questi produttori a un contatto diretto col consumatore e solo in un secondo tempo, quando il consumatore apprezza il prodotto, lo facciamo diventare un prodotto di vendita tramite distributori locali. Del consorzio fanno parte aziende sparse su tutto il territorio nazionale. Il CAPE promuove vini che arrivano da Piemonte, Veneto, Campania, Basilicata e Friuli. Due le aziende piacentine che sin qui hanno aderito al progetto, le cantine Mainetti di Castelvetro e le cantine Lodigiani di Agazzano. Proprio il Gutturnio delle cantine Lodigiani ha contribuito a sfondare nei gusti degli americani, ottenendo un importante riconoscimento di qualità dall'Arcadia Farm del Phoenix Art Museum. Ai americani piaceva molto anche il Lambrusco. Prima che qualcuno pensasse di farlo diventare un prodotto di bassa qualità, di bassa immagine. Agli americani piace un vino leggero generalmente, quindi il Gutturnio ha il vantaggio, tra parentesi, di essere bevibile con qualsiasi tipo di cucina. Noi abbiamo fatto le prove con la cucina giapponese, con sushi. Per gli americani avere un vino rosso che va bene con del pesce è una cosa sorprendente, un vino rosso che si può bere fresco è altrettanto sorprendente. E poi è un discorso proprio di gusto, ha un gusto che incontra perché la Lagonarda probabilmente dà quella specie di aftertaste, per dirlo all'americana, leggermente dolciastro, che incontra molto col pubblico americano.